Davide Bramati, il team manager della Actix Quickstep. Volevo sapere innanzitutto, Davide, come è Rigoberto, come lo vedi e cosa è successo con lui in queste prime tappe? Ma in queste prime tappe non è al 100% e abbiamo ancora tanti giorni davanti, abbiamo perso del tempo, siamo a 1 minuto e 22 da Contador, però il giro è lungo, dobbiamo crederci, dobbiamo stare motivati e vedremo giorno dopo giorno. Ci aspettano ancora tante tappe di montagna, ci sarà una lunga cronometro e pensiamo che niente sia perso. Ok, è vero che lui ha preso forse un raffreddore e per quello non è andato bene in questi primi giorni? Ma ha preso dell'acqua al Giro di Romandia, abbiamo trovato 3 giorni di brutto tempo e ha perso un po' di condizione per il freddo che ha preso, però adesso con queste belle giornate sta recuperando, abbiamo perso del tempo ma non abbiamo perso tantissimo, abbiamo perso ma non tantissimo e pensiamo che ci sia il tempo di recuperare. Perfetto, quindi lui è ok. E adesso la squadra com'è messa? Perché avete Sì, avuto dei due caduti. il problema è che abbiamo perso Serri subito la seconda tappa per una caduta e il problema è stato un po' questo, abbiamo perso un uomo che in salita aveva una grande condizione, abbiamo perso Mesma che tappe come oggi erano veramente importanti e siamo rimasti in sette, dobbiamo guardare avanti, stare uniti e motivati e vedremo giorno dopo giorno. Il giro, come ti ho detto prima, è molto lungo, ci sono tappe molto impegnative. E ci sarà ancora da far tanta fatica. Quindi nella crono è dove Rigo può recuperare ancora il percorso, il tempo. Sì, sicuramente tutti sanno che Rigo ha dalla sua parte la cronometro è di 60 km, ci vorrà 1 ora e 15, 1 ora e 20 per poterla fare e lì se lui sarà in giornata e qualcuno davanti sarà in giornata no, sicuramente guadagneremo del tempo. Grazie Davide, grazie Grazie mille. a voi, buona giornata. Ciao, grazie, bello. A te.